Spettatori. Dai. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Siamo qui nel primo tentativo di live su il canale di Interact e siamo qui per parlare, come avete potuto notare dai post, delle cose di un tema molto, direi, attuale in questo periodo storico preciso, che è la fine del mondo. Che purtroppo sembra sempre più vicina in un certo senso, no? Cioè, con tutte queste cose che stanno succedendo, manca, non lo so, relativamente poco. Siamo qui per parlarne con un ospite d'eccezione, che è Alessandro Longo. Se vuoi presentare un po' te, il progetto che hai con Reincantamento, eccetera, ti passo la parola. Dai, ciao a tutti, è un piacere essere qua su Entract, spero di pronunciarlo giusto, non sono mai stato bravo in francese. E niente, allora, io sono qua, vabbè, oltre che per interesse nel progetto, anche perché io ho un progetto mio personale che si chiama Reincantamento e che è una piattaforma appunto di scrittura, ma anche di riflessione su altri mezzi, circa i temi della tecnologia e si potrebbe dire anche della magia in un certo senso, e quindi del rapporto soprattutto, esatto, una riflessione sul rapporto che abbiamo noi, la nostra società, con le tecnologie digitali e con quanto poi collaborano anche alla visione del mondo che abbiamo elaborato e che elaboriamo appunto ogni giorno. Quindi questo, ovviamente il tema della fine del mondo è, se vogliamo, tangente con quello che, diciamo, io faccio su Reincantamento, perché è il contesto in cui appunto noi stiamo, nonché, fra l'altro, si potrebbe dire in qualche modo anche un certo destino della cosa, dell'esagerazione tecnica, se così si può dire, se non ci si pone dei limiti prima, dei limiti o altro. Potremmo comunque dire una sorta di escatologia della tecnica in un certo senso. Esatto, alla fine si parla, anche io in quello che avevo scritto, poi io ovviamente molti altri teorici più importanti parlano un po' del destino del mondo, della società, se la tecnica effettivamente prende il sopravvento, non come magari fantasia, fra virgolette, banale alla Terminator, ma in una maniera più totale, se vogliamo, addirittura non per una tecnologia solo cattiva, ma per un indirizzamento della nostra società con la tecnologia come guida, ecco, con la sola tecnologia, diciamo, per come viene sviluppata oggi, diciamo. Diciamo che come dispositivo di soggettivazione per come viene inteso nel mondo moderno, tendenzialmente, no? Esatto. Perché esatto, secondo me tipo questa di soggetti molto che produce, esatto, assolutamente. Perché poi questa altra cosa, tra l'altro, ha molto a che fare, come spero che sia chiaro dall'articolo che abbiamo pubblicato io e Luca sul sito di Entract, se non l'avete letto andatevelo a leggere, che dico moderno e non contemporaneo perché sicuramente vediamo una sorta di reminiscenza di certi paradigmi moderni, tipo quello del tempo unidirezionale, del progresso che in qualche modo non è questa macchina inarrestabile, questa tensione inarrestabile dell'umanità verso qualcosa di migliore, sempre migliore, sempre migliore, sempre migliore, attraverso l'evoluzione tecnica, no? Questa evoluzione che non si comporta come l'evoluzione biologica, che, come sappiamo dalla biologia, non è lineare, ma è più ramificata, più a cespuglio. Invece questa tecnica di cui parlava Longo prima ha più, secondo me, in qualche modo un progresso lineare, no? Come noi facciamo notare specialmente nella metafora del globo, nel cosmogramma del globo, fondamento della globalizzazione, tendenzialmente. Sì, assolutamente. Infatti, poi, come hai detto, della biologia, appunto, in realtà poi non è né mia intenzione né criticare, diciamo, la tecnica tout court o ogni tipo di tecnologia, al di là per un certo inevitabile progresso e avanzamento no? Nella facilità in cui si fanno le cose, anche perché comunque all'interno della stessa storia della tecnologia o di quello che più interessa a me, che è soprattutto la tecnologia digitale, no? Per cui computer e, diciamo, dai computer in poi, la rete, eccetera, ci sono anche appunto quelle che, ora, visto che siamo in un ambiente molto filosofico, lo useremo il termine linee di fuga, no? Che significa direzioni magari inesplorate, accennate, che possono portare anche a un, cioè, sì, che ricercano tramite la tecnologia un effettivo miglioramento, comunque sì, in qualche modo anche progresso, no? della situazione, basato però su dettami reali, non sulle esigenze del progresso in sé. Non si manda avanti la tecnologia solo perché un computer computa il quadro proprio più veloce, se poi lo metti magari a fare
soltanto trading finanziario alla fine è molto fine a se stesso, ecco, ma ci sono anche altri esempi. Sì, sì, ma sicuramente la tecnica non è in qualche modo da rendere responsabile, no? Perché sennò si finisce un po' come Heidegger, è colpa della tecnica se succedono le cose. Sicuramente questo non è vero. Non è vero nemmeno che la tecnica è una cosa che non produca in qualche modo una soggettività e che quindi la responsabilità sia solamente del soggetto in un certo senso, però sicuramente non si può deresponsabilizzare il soggetto solo attraverso la tecnica, no? Soprattutto perché, come dice giustamente Benjamin, la tecnica è anche uno strumento di politicizzazione, ad esempio, no? Quando lui si rifà al cinema, tra l'altro tra poco ne parleremo, comunque in ogni caso un po' di cinema accenneremo, eccetera, sicuramente è chiaro che non sia il problema fondamentale quello della tecnica, ma di come la tecnica si sta sviluppando in un certo senso, no? E quindi questo. Va bene. Certo, assolutamente, se posso dire solo un'altra cosa, certo, per certo. Chiudere, appunto, l'idea magari di, sì, di per un ambiente alla fine condiviso anche con la tecnica, come poi ne parleremo, credo anche con altre, ovviamente con altre creature viventi, se vogliamo forse questo è più evidente, però il punto che noi cresciamo e ci sviluppiamo e ci soggettivizziamo alla fine in quello che un filosofo francese che si chiama Simondon chiamava il milieu, no? Quindi un ambiente in senso ampio, non solo un ambiente spaziale, in cui appunto noi le nostre macchine comunque modifichiamo, noi modifichiamo loro, loro modificano noi in un certo senso, forse appunto l'incantamento è magari un po' una ricerca di un equilibrio, cioè un'indagine su, se è possibile, un equilibrio, ovviamente quelle risposte sono molte. Certo. Va bene, se vogliamo più entrare nell'argomento effettivo, no? Tu, per esempio, immagino tu avrai letto l'articolo che abbiamo scritto, ne pensi qualcosa, cosa pensi? Yes. Iniziamo sì, un po' a partire da lì, e poi secondo me il discorso lo potremmo evolvere più come una discussione, in un certo senso, no? Mm-hmm. Quindi non roba una roba fine a se stessa, un monologo, infatti non c'è quasi nulla di scriptato in questa live, però una sorta di interazione tra soggetti, come quello che dovrebbe essere poi Interact. Tra l'altro, dico alla gente che ci sta guardando, se volete partecipare nei commenti, partecipate, cercheremo di vederli il più possibile, se non riusciamo, ci perdiamo qualcosa, mi dispiace, però sentitevi liberi in qualche modo di partecipare attivamente alla discussione, che è sempre interessante. Quindi, sì, se volete magari dire qualcosa voi sul vostro paper. Sì, sì, partiamo da una base, vai. Tendenzialmente. Vabbè, noi l'interesse è nato principalmente un po' per caso, un po' per motivi logistici, cioè nel senso la questione della fine del mondo ci sembrava un modo, diciamo, funzionale per iniziare il progetto Interact, no? Perché comunque i nostri interessi filosofico-cinematografici, in generale disciplinari, ci portano a studiare questi temi. Io poi sono molto fissato con autori come Benjamin, eccetera, quindi per me era importante da trattare. E inoltre ci sembrava un argomento estremamente attuale, ma che richiede una problematicizzazione non indifferente, in un certo senso, no? Cioè parlare della fine del mondo è qualcosa di complicato, no? E quindi da questo nasce il progetto che è stato portato avanti su Interact, tendenzialmente. E più lo studiavamo, più leggevamo libri, come per esempio quello di De Martino, che sicuramente tornerà nella presente discussione, un po' come un fantasma, no? Uno spettro che si aggira per l'Occidente. E più si studia l'argomento, più ci si rende conto che in realtà è complesso, no? Cioè non c'è una soluzione semplice e non c'è nemmeno un apparato, diciamo, epistemologico univoco su questa cosa qui. Però questo è anche quello che rende l'argomento, se vogliamo, fruttuoso, perché se non c'è una base consolidata da cui partire è sicuramente più prolifico, no? E quindi il nostro articolo è tendenzialmente una ricerca che si muove all'interno di diverse prospettive sulla fine del mondo. Ci sono presi in considerazione gli studi più propriamente filosofici, come quello di Lucas, e anche antropologici, cioè la parte sui Warao, che ci sembrava interessante in un certo senso, per esprimere come una popolazione possa vivere in una fine del mondo, no? Perché l'antropologia ci dà molti esempi di popolazioni il cui mondo è finito, no? Lo stesso De Martino inizia il libro dicendo che
fondamentalmente, cioè in realtà non lo inizia lui, però c'è una citazione di De Martino in cui dice: cosa pensate che gli Inca abbiano pensato quando sono arrivati i conquistadores, no? Il loro mondo stava finendo, era finito. E quindi abbiamo preso l'antropologia perché ci sembrava costruire una serie di scenari importanti da prendere in considerazione. Inoltre il cinema come mezzo di produzione che forse più influenza, forse adesso non più, però che più ha influenzato una certa produzione culturale sicuramente degli ultimi anni del Novecento, dei primi anni di questo secolo, ci sembrava interessante in qualche modo fare un percorso, no? Tra queste varie discipline, tra queste varie prospettive. Sì, mi ricollego qua velocemente qua, che giusto per dire che effettivamente sì, abbiamo cercato di dare un taglio un po' più cinematografico anche ai temi trattati nell'articolo, e anche qui ovviamente abbiamo dovuto spremere moltissimo perché anche il tema della fine del mondo all'interno dell'universo cinematografico è vastissimo ovviamente. Diciamo che nel saggio ci siamo occupati un pochino di più dell'aspetto occidentale, quindi come la fine del mondo viene intesa per esempio, ovviamente, dagli Stati Uniti d'America sostanzialmente, no? Quindi la cinematografia americana. Però è ovvio che è un tema grandissimo che tantissime cinematografie nazionali hanno affrontato, e diciamo che quella americana che ci sembrava quella un pochino più interessante, almeno non più interessante, però ci sembrava quella più che riusciva a inglobare bene il tema della fine del mondo, perché come vedremo magari anche nella live, il cinema americano cioè già il cinema americano è un cinema di una fine di un mondo sostanzialmente, no? Cioè il cinema americano parte già con la concezione che il tema centrale di moltissime narrazioni americane, soprattutto all'interno del cinema, è la fine del mondo sostanzialmente. Il western, per esempio, è il genere western in generale, è per esempio uno degli esempi che lo provano perfettamente. Cioè il genere western parte già dalla considerazione che l'uomo in qualche modo, dopo la fine di un mondo, ricerca l'apertura verso un nuovo mondo sostanzialmente, no? Quindi già l'abbandono da parte del soggetto, della sua ovviamente la perdita dell'europeità, diciamo, no? Del soggetto, lo porta all'ovest, lo porta a ovest sostanzialmente, a ricercare, diciamo, nuovi mondi, o comunque poi fa ritornare ovviamente il mito della rifondazione di una civiltà. Quindi diciamo che il cinema americano in qualche modo rappresenta già intrinsecamente comunque una rappresentazione di una fine di un mondo e il ristabilirsi, il ricrearsi di uno nuovo sostanzialmente. Tra l'altro questa cosa è interessante perché se si legge De Martino, nella parte del libro dedicata al mondus patet, il mondus è anche il fossato su cui viene fondata Roma, no? In un certo senso. E quindi c'è questo doppio legame, soprattutto nel cinema western, tra l'inizio di un mondo che è la fine del mondo europeo, ma è allo stesso tempo anche la fine del mondo dei conquistati, in un certo senso, no? Perché c'erano delle persone in quelle terre e il loro mondo è finito, di fatto. Quindi, fondamentalmente, ci sembrava interessante questo. Riprendo velocemente i commenti. Quale tipo di massa, intesa come massa determinante, bisognerebbe creare o riformare perché si agisca attivamente contro la fine del mondo? E ne parleremo adesso, del soggetto della fine, nel senso sia del soggetto in cui il mondo finisce, sicuramente un tema importante, e anche delle soluzioni, anzi prevalentemente questa live penso che sarà più incentrata su quello, no? Su una possibile soluzione al problema della fine. Cioè, si traccerà nel nostro, per quanto siamo in potere di tracciare un percorso di questo tipo, ovviamente. Sì, quello che dicevate sul cinema western secondo me è molto bello, per quanto io non ne sia un esperto, però devo dire che sì, leggendo analisi così si emerge appunto questo doppio, no? doppio tracciato, che se vogliamo poi anche questa cosa che hai detto tu su Romolo, no? Cioè nel senso il tracciato che fece lui, no? Intorno alla città, che quello è un quadrato mi sembra, che dice, no? Poi rappresenta il confine fra quello che sta nell'urbe e quello che alla fine non ci sta. E quindi
secondo me, esatto, è come se poi alla fine nel western ci fossero tutta una serie di tracciati, di confini invisibili che poi ovviamente i conquistadores, prima poi tutta, diciamo, il popolo americano, per così, statunitense, lo stato statunitense ha superato, no? E ha anche ignorato alla fine i confini che erano precedenti, superando però al tempo stesso anche i confini europei, quindi alla fine creando veramente uno spazio, quindi tutto un gioco che comunque è ambiguo, sia nel superare i loro antenati, sia nella fine nel cancellare gli antenati di altri, che ovviamente anche ora, nel senso, ricordiamo che sono sempre indiani, cioè persone indigene negli Stati Uniti d'America, ma sono sempre trattati in un certo modo, quindi non è finita quella, no, quella conquista, che se vogliamo dura sempre, poi là, credo col West sia un po' l'apice, no? Dell'impresa alla fine americana, finché era dentro dentro gli Stati Uniti e non dico l'America. Diciamo più che l'apice, perché l'apice è quello pratico, no? Di conquista, però più che l'apice di questa cosa è sicuramente la riforma occidentale di quel processo di trasformazioni che coinvolge l'America negli anni della sua fondazione, no? È quello che più lo rappresenta al pubblico mainstream, anche chi di noi da bambino non ha mai visto un western ed è stato influenzato comunque da questi miti quasi eroici di questi personaggi un po' sopra le righe, che però rappresentano allo stesso tempo la fine di due mondi, e questo sicuramente era interessante. Sì, che è molto interessante, sì. No, scusa, vai. No, vai. No, mi ricollegavo solo a quello che ha detto Alessandro, che effettivamente la fine di un mondo è sì la fine di un mondo ideale, no? Comunque la fine dell'europeità che poi si sposta verso l'ovest e quindi ricrea, rifonda, diciamo, un uomo nuovo, no? Un uomo nuovo. Però è anche a fine territoriale, ovviamente, no? Cioè, perché il concetto di frontiera è un concetto che già Turner, per esempio, vedeva come un qualcosa di mobile, no? Cioè la frontiera per l'americano è un qualcosa che si sposta in continuazione, non è come noi, non è come la nozione nostra europea, che la frontiera è semplicemente delimita due paesi, c'è cioè una linea che tra Italia e Francia, lì c'è la frontiera, sono due paesi distinti, però la frontiera per l'americano è sempre un qualcosa che si sposta in avanti, è sempre un qualcosa che non è mai un limite, e quindi anche qui c'è, cioè, anche interessante la dimensione territoriale della fine del mondo. C'è una frase carina di un film, mi sembra A Man Without a Star di King Vidor, film degli anni 50 con Kirk Douglas, dove lui dice appunto se noi continuiamo a spostarci così finiamo nell'oceano. Perché cioè, il senso è proprio questo, cioè più andiamo avanti a spostarci, però a un certo punto anche questo mondo finisce, anche il mondo che noi comunque vogliamo vogliamo in qualche modo civilizzare, no? Finirà anche questo, sostanzialmente. Sì, infatti secondo me no, questo è... No, poi è il destino dell'America, no? In qualche modo degli Stati Uniti, poi dico America, perdonatemi, intendo sempre Stati Uniti, in questo caso... cioè che alla fine conquistare tutti, in parole povere, nel senso è diventare, cioè fare la Pax Augusta sostanzialmente, no? Il destino dell'America appunto è guidare la comunità anche internazionale, a un certo punto a riprova che i confini sono mobili, che la frontiera, se nel 1890 era all'altezza dell'Arizona, è diventata poi, no, l'Europa, eccetera eccetera. E mi viene da dire infatti che forse, ora questo veramente buttandola un po' qua anche a voi, cioè mi viene da pensare che tutta la storia degli Stati Uniti come uno Stato che incarna una missione, se vogliamo, no? Che è il destino manifesto, no? Quindi a aggregare, portare degli ideali anche secolari in un territorio che comunque era barbaro per loro, no? Selvaggio, e poi in tutto il mondo, non sia proprio questo il motivo per cui magari ci sia anche, tra i motivi ovviamente, ci sia anche una certa tendenza a soffrire la fine del mondo, no? Perché mi sembra, io poi sono mega ignorante, speravo che Luca ci insegnasse un po' di film coreani o giapponesi, ma anche parlando di quelli americani mi sembra ci sia tanta attenzione, no, a questo tema, come avete notato anche voi nel vostro saggio, no? E quindi che non sia poi una specie di fallimento alla fine dell'apocalisse, no? Fallimento della missione americana, perché sostanzialmente poi se si finisce alla fine, come in, cito uno dei pochi che conosco, no? The Day After Tomorrow, che comunque ha un forte potenziale, secondo me, visivo, no? Ovviamente per essere il film che è, chiaramente. No, la storia libertà innevata, cioè come mai gli eventi poi catastrofici succedono solo da New York a Los Angeles? Cioè il resto del mondo non c'è mai, dalle apocalissi zombie anche ad altro, no? Quindi, ecco, questa è un'altra cosa... No, è vero, no, è molto, molto interessante, perché c'è anche un altro elemento che si può collegare tranquillamente a questa cosa, che è anche il concetto di metropoli, no? Del fatto che le catastrofi in America avvengono
praticamente sempre nelle metropoli. Cioè, voi vedete qualsiasi film per il pubblico, no? Per il grande pubblico, The Day After Tomorrow, Cloverfield, tutti i grandi, ma ai fino agli Avengers, cioè ogni catastrofe ha a che fare con New York in generale, comunque, però in generale con la metropoli. E questo è anche un atteggiamento abbastanza masochistico, se ci pensate, degli Stati Uniti, che sempre, come dire, loro hanno ovviamente la concezione di una catastrofe che avviene sempre nel cuore produttivo del paese, no? Ed è strano, cioè non c'è mai una catastrofe che ha a che fare con la grande prateria, con un mondo innaturale che si disintegra sostanzialmente. Più un approccio anche un pochino più europeo, secondo me, questa dimensione di una natura che finisce sostanzialmente, il mondo naturale che finisce. Gli americani, è interessante notare come è quasi il gusto masochistico di vedere la propria città, il proprio anche quasi le proprie abitazioni, proprio, no? Sfracellate al suolo, palazzi che cadono, e poi ovviamente qui ci sta anche tutta la parte autoriflessiva e di autocoscienza che viene fatta dopo l'11 settembre, che comunque è la catastrofe per eccellenza americana, che ha provocato ovviamente tantissime, come dire, tutti i film che stiamo citando adesso sono tutti film comunque post 9-11, quindi sono tutti film che in qualche modo riflettono genericamente dietro questa cosa. Quindi anche l'elemento della catastrofe all'interno della metropoli è un elemento molto interessante da affrontare. Questo sicuramente è un po', è una tendenza, mi verrebbe da dire, in generale, non solo degli americani. Prendo per esempio il cinema d'animazione giapponese, no? Che ho detto che prima o poi avrei citato Akira in questa diretta, e lo citerò. Longo mi guarda con sguardo di approvazione. Se ci pensiamo, in realtà Akira, nonostante sia, diciamo, una sorta di elaborazione del trauma della bomba atomica negli Stati Uniti, cioè quello che è Akira è una grande rielaborazione del trauma, quello che sono tantissimi film e serie di animazione giapponesi è una grande rielaborazione del trauma della bomba atomica, no? Cioè non solo Akira, ma anche Evangelion, tantissimi prodotti di questo tipo sono questo. Però quello che ci si rende conto guardando Akira è che quello che finisce, la nuova catastrofe, ricade su una metropoli di stampo capitalistico americano, no? In un certo senso, cioè lo scenario in cui avviene la catastrofe in Akira, no? È quello che già non riflette più il mondo pre-bomba atomica degli Stati Uniti, non riflette l'impero giapponese, no? Che abbiamo all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, è già una fine che presuppone un mondo già post-guerra mondiale, in un certo senso. Questo secondo me è interessante, interessante. Sì, infatti mi viene in mente che c'era un podcast che avevo sentito questo qualche tempo fa su Akira, no? Perché c'era il ventennale forse di recente, e appunto, no? Che Akira è un'enorme elaborazione del lutto di questo, ovviamente di Hiroshima e Nagasaki, e come forse simile, esatto, anche come hai detto tu, agli americani. Poi chiaramente, certo, per loro è trasposto sulla generazione successiva alla fine, che non è che finisce ovviamente, cioè Neo Tokyo, no? Anzi, pure più avanti del Giappone del 1900, del giorno dell'anno in cui è uscito Akira, no? Che era gli anni 80 comunque. E quindi sì, assolutamente abbiamo se vogliamo, due traumi distinti che però non smettono di tormentare. E secondo me la cosa interessante puoi vedere, e su questo io non sono nulla, quindi poi mi taccio, come magari in altre culture, purtroppo molto più esposte, penso, no, al Medio Oriente, no? A conflitti e, se vogliamo, catastrofi quotidiane, come il Libano, no? Il Libano ora ne ha avuto, cioè di recente purtroppo una grossa, ma comunque un paese martoriato, no? E non solo il Libano, o i popoli che soffrono, i popoli oppressi dalla Palestina, eccetera, come invece loro siano magari più vicini all'idea costante di catastrofe, come se sempre magari immanente la cosa, e quindi poi abbiano meno un trauma poi così gigantesco dall'aereo là che arriva, o da, no, lo sgancio della bomba atomica. Sia più un rapporto, se vogliamo, quotidiano, purtroppo nella durata, che poi era anche una delle cose che dicevate voi nell'articolo. Sì, sì, infatti, comunque ti correggono, The Day After Tomorrow del 2004, Luca. Sì, no, ma lo sapevo, cioè sono tutti, okay, film post 9-11, sì, no, okay, era per quello. Comunque, allora, adesso recupero i commenti, un secondo che rispondo alla questione di Longo. Sì, sicuramente è quello che dicevamo noi nella durata. Infatti, secondo me, un grande esempio cinematografico da questo punto di vista è Il Cavallo di Torino, no? Che è un film che rappresenta una fine del mondo molto poco americana, se vogliamo. Perché la fine del mondo è già in atto, già sta succedendo, no? Quando inizia il film. E
e quindi diciamo che c'è questo rapporto quasi familiare, no? Con la fine del mondo, che invece dovrebbe essere proprio il controllo, il contrario della familiarità, perché se un mondo finisce è un mondo familiare che finisce, no? Questo viene preso poi dalla psicopatologia, con tutto il sentimento dello spaesamento, anche molto chiaro nelle questioni di De Martino, no? Quando si parla del contadino di Berna, che è questo schizofrenico con delle visioni apocalittiche in un certo senso, il problema è sempre che finisce un bel mondo, no? E ci si trova in un mondo che non è più un mondo bello, diciamo che lì la fine del mondo è più immediata, in un certo senso, è un tempo della fine, non è il tempo in cui si svolge la fine. Nonostante poi il soggetto viva questo momento di spaesamento nel momento della fine, cioè queste due cose secondo me sono sempre un po' mischiate, no? In un certo senso. Comunque, recupero i commenti, per me questa accezione masochistica delle metropoli potrebbe essere invece un tentativo di creare un maggiore impatto emotivo, quasi un connubio tra comunione nel vittimismo e spettacolarità. Sicuramente c'è una questione di spettacolarità, nel senso che fa più impressione vedere un grattacielo crollare che vedere una distesa in cui la gente si mena, no? Se prendiamo il nuovo film degli Avengers, è molto più spettacolare vedere degli alieni che si schiantano su New York che degli alieni che vanno nel bel mezzo del nulla e spaccano gli alberi. Questo sicuramente, anche se sarebbe probabilmente più attuale che spacchino gli alberi, visto come si sta svolgendo effettivamente la fine del mondo, che è una fine del mondo lenta, perché non ci troviamo di fronte noi ora, come Occidente, ma come mondo in generale, a una fine immediata, no? Il problema climatico è un problema che si trasporta nel tempo, ha una durata, ed è quasi... Poi vabbè, adesso c'è la questione del Covid, che è quasi stata un'apocalisse istantanea, no? In un certo senso, perché da un giorno all'altro non si poteva più vivere nel bel mondo che vivevamo prima. Però in un certo senso sì, sicuramente un pochino ha una questione di spettacolarizzazione, sicuramente. Questo è inevitabile, ma perché si fa così il cinema? Perché è più facile, cioè il cinema è un'arte spettacolarizzante in un certo senso, no? Vai, vai, Luca, vuole dire qualcosa, tu, vecchio. No, vabbè, ma io volevo solo dire che mi viene anche in mente sulle fini del mondo... appunto locali, no? Visto che tu dici bel mondo, no? L'idea stessa di Belle Époque, che a me è sempre un po' tormentato, è perché c'è quel mondo lì dell'Europa prima della prima guerra mondiale, no? Di quello stiamo parlando, c'è quello scomparso, quello è un apocalisse, nel senso che ovviamente poi gli Stati Nazione mi si potrà dire, tutto è collegato, certo, gli Stati Nazione sono rimasti, ma sono crollati tre imperi, quindi almeno c'è, cioè, a Vienna, Costa Bizanzio e no, in Germania comunque l'apocalisse si sente molto, molto dal vivo, no? E anche in Russia, sì. E infatti questo, dico, come poi alla fine anche noi abbiamo avuto magari un rapporto più, cioè no, i nostri antenati, no? Un rapporto più vicino con certe fini del mondo che poi magari sono anche locali, infatti come è sempre interessante poi usare il termine plurale come fini del mondo, no? Perché per esempio appunto la dimensione agreste a cui poi allude De Martino nelle sue ricerche antropologiche, quella è finita in Lucania, è finita in... no, nel senso in Sicilia, in altri posti, anche in Nord Italia, ovviamente nelle campagne più intime, c'è tutto un mondo di, anche di pensiero, no? di vita quotidiana, così che è scomparso, anche quello non da un giorno all'altro, ma appunto in una durata lunga, quindi poi se uno guarda bene, ovviamente poi chiaramente ci sono dei fatti che emergono, è più una fine del mondo l'11 settembre che magari la scomparsa dell'abitudine agresti appunto in Salento, però non sono neanche così distanti da noi, no? Al di là di tutto quello che uno può dire. Sì, sì, sicuramente è sicuramente rilevante. Penso anche ad altri saggi antropologici, mi viene in mente Tossing, da cui il reincantamento comunque attinge un pochino, quindi sappiamo che tiene il cuore. C'è nel Diavolo il feticismo della merce, la fine del paradigma economico comunitario della Valle del Cauca e nelle miniere... È sicuramente una fine lenta, no? Che non inizia, cioè ha un inizio sicuramente determinante, quello dell'installazione dell'azienda, no? In cui arrivano e dicono: questo non è più vostro, adesso è nostro, ci coltiviamo noi. E quello è un evento determinante, però sicuramente le piccole realtà che restano, delle realtà orticolturali, spariscono lentamente nei confronti delle grandi piantagioni di canna da zucchero, eccetera, no? Che attirano quasi succhiando
i giovani in cerca di salari, eccetera, eccetera, sempre di più verso il mondo industrializzato, e li allontanano dalle culture più, diciamo, meno produttive, ma eterne, a cui questi tipi di agricolture sono abituati, no? E ora, per fare un piccolo salto, vorrei chiedervi, uno, cosa pensate della questione del Covid in questo senso, no? Perché comunque noi siamo stati colpiti da una fine del mondo, che è la fine di un mondo culturale che c'era, a cui noi eravamo abituati, in un certo senso. Ma soprattutto mi riferisco al fatto che, vabbè, da un lato abbiamo visto che una soluzione è stata quella del complottismo, no? Un modo in cui la gente ha reagito a questa cosa è, in qualche modo, o la negazione completa o il cospirazionismo. E questo, secondo me, è sicuramente interessante, perché è prodotto in qualche modo anche dal cinema, da queste arti figurative che hanno perpetrato una certa immagine della fine del mondo, no? E poi mi riferisco anche alla questione ambientale, perché sicuramente si è visto durante il primo lockdown come l'ambiente abbia giovato, in un certo senso, dalla fine della produzione di un certo tipo, no? E quindi questo mette in luce, secondo me, due aspetti. Uno, la fine di un mondo particolare, che è la fine del mondo a cui eravamo abituati noi, che speriamo che non sia infinita, in un certo senso, però qua non mi oso dire. Però anche la possibilità di ritrovare una sorta di mondo ecologicamente sostenibile, no? Sì, no, certo. Diciamo che sì, effettivamente il Covid è stato, come dire, una apocalisse che, come dire, una certa fine del mondo, come dicevi tu prima, anticipata, no? Cioè, noi conosciamo già, eravamo abituati comunque all'interno di un certo, di certi modi, certi codici che poi che sono stati totalmente interrotti comunque dalla chiusura, sostanzialmente. Quindi, come dire, da un certo punto di vista, come questo implica il fatto che da una parte come c'è una contraddizione, no? Che da una parte noi continuiamo a fare la nostra vita di tutti i giorni, comunque sempre all'interno di un certo sistema, cioè all'interno di un, sempre comunque codici, sempre gli stessi che si ripetono, ma dall'altra parte c'è, come dire, una specie di stato d'eccezione, cioè comunque una specie di blocco generale che però in qualche modo permette l'avanzare degli stessi codici, no, sostanzialmente. E quindi questo è abbastanza interessante perché, come dire, da questo punto di vista, secondo me, Fisher può tranquillamente, cioè essere tranquillamente utile, no? Nel senso che lo stato d'eccezione, o in questo caso questa sorta di apocalisse, diciamo, attuale, è totalmente collegata anche a, cioè, non esclude il fatto che niente possa cambiare, sostanzialmente. Quindi c'era un po' di tempo fa c'era lo slogan del bisogna ritornare alla normalità, e la gente diceva: ma quale normalità? Cioè, non c'è mai stata una vera, cioè la normalità era il male prima, sostanzialmente, no? E questo è interessante vedere anche come Fisher, per esempio, vede come dire, il modo che lo stato d'eccezione, in questo caso una dimensione apocalittica, può tranquillamente convivere con il capitalismo, in questo caso, quindi con il nostro modo di guardare, il nostro ovviamente ogni cosa che ha a che fare con la società in cui all'interno viviamo. Quindi sostanzialmente non c'è una sorta di vero e proprio cambiamento, cioè non ci sarà più che altro una sorta di vero e proprio cambiamento, se si pensa così, perché, come dire, se il nostro modo di approcciare, come dire, il fatto che noi comunque siamo all'interno di una certa società con dei certi canoni, un lavoro, eccetera, eccetera, può permettere, può essere la cosa che potrà modificarsi successivamente, oppure è un qualcosa di inscindibile, comunque da una sorta di eccezione, che rimarrà totalmente inglobato, incagliato all'interno di questo sistema. Quindi sostanzialmente la domanda è: c'è un futuro? Cioè, ci sarà un futuro? Cambierà in futuro, sostanzialmente? Quindi questa è la domanda principale, secondo me. Ma guarda, allora, secondo me, infatti, il punto è che sono più gli interrogativi sollevati, purtroppo, che
alle risposte che poi si possono sperare di raggiungere, anzi, secondo me, ti dico, io ripensando, era comunque questo un po' di tempo, quindi ormai dobbiamo chiamarlo il primo lockdown, perché non è l'unico, purtroppo, e quindi sì, io sinceramente pensavo che il virus potesse un po' cambiare la società, questo è quello che io lo dico così senza vergogna, però è la verità, e in realtà c'erano proclami molto trionfalistici anche da illustri filosofi che dicevano questo virus monterà il capitalismo, ora così non è stato, e realisticamente così non sarà, almeno nel breve periodo, ora poi ripeto non facciamo previsioni perché i profeti sono altri, però secondo me sicuramente da una parte c'è questa dimensione dell'apocalisse continuata, o quasi a intermittenza se vogliamo, Poi laddove Apocalisse sia sempre molto, e anche qui, e qui ripeto, secondo me c'è un'altra differenziazione che se già abbiamo fatto magari a livello metti geografico, no, temporale, il fatto che ci siano state molte apocalissi, no, in tutto il mondo, in tutta la storia, se vogliamo così, c'è anche da dire poi ci sono apocalissi diverse anche nel momento presente, cioè nel momento presente per intenderci, non proprio il presente, però come per esempio la questione Covid è chiaramente stratificata a livello di quanto apocalisse per qualcuno e quanto apocalisse per un altro, perché alla fine, nel senso, credo che ora ovviamente non è, cioè, ironico detto così, ma un'apocalisse per Cristiano Ronaldo stare in una villa da 40 milioni o chissà quanto, e come lui molti altri, Kim Kardashian che è andata la settimana scorsa in 2 settimane alle Hawaii, ci sono apocalissi sicuramente peggiori, però è vero che per molte persone significa davvero tanto in questo momento e ovviamente per tutti in una certa dimensione quotidiana. Quindi, non so, bisognerebbe forse con questa mini fine del mondo che abbiamo vissuto, forse iniziare a pensare cosa fare criticamente, queste poi sono le risposte che anche voi mi sembravate stavate indirizzando nel vostro saggio, no? Quindi come convivere con l'apocalisse, come attivare il futuro anche in questa specie di Titanic che crolla, ma non crolla mai, capito? E quindi servirà una spinta se poi, nel senso, l'intento è quello, no? Sì, sono abbastanza d'accordo. E il problema infatti diventa, in questo senso, come giustamente accennato, adesso ne parliamo, che poi è il fulcro, no, della questione, come convivere con questo mondo apocalittico, in un certo senso. Cioè, come sopravvivere nella catastrofe, per citare a grandi linee Haraway, no? Lucene, tutte queste opere qui. E noi abbiamo tentato in qualche modo di dare una certa soluzione, rifacendoci ovviamente a quelli che sono i più illustri sicuramente di noi, filosofi come Latour, Haraway, no? Che in qualche modo hanno provato a dare una, non una soluzione, però un modo di convivenza, un mondo di convivenza in qualche modo, no? Nella fine, con la questione di politicizzare la natura, con la questione del gioco intraspecifico, e quindi la questione è più, cioè sicuramente il punto da alzare in questo momento è, in un momento catastrofico, come quello che viviamo per il Covid, per la questione ambientali, eccetera, che tipo di soggettività, no, in qualche modo nasce, sia dal punto di vista fenomenologico, perché comunque vediamo che nascono delle soggettività. Ho accennato prima il complottismo, che sicuramente durante questo periodo ha avuto una forte presa sul pubblico mainstream, no? Cioè persino mia madre, che non è complottista in nessun modo, però è caduta in un certo senso in alcune accezioni complottistiche, no? E quindi sicuramente ha avuto, questa è una soluzione fenomenologica che noi individuiamo nella popolazione. E anche, però, dal punto di vista, per non rientrare in questi parametri, come si fa a convivere con la catastrofe? Qual è che tipo di gioco intersoggettivo dobbiamo costruire? In un certo senso, no? E quindi questa, secondo me, è la questione da cui adesso potremmo iniziare a parlare un po'. Se volete dire qualcosa, accennare a qualche punto. Ma una delle questioni, secondo me, è anche, cioè, di convivere, sì, con la catastrofe, come porci, no? In relazione alla catastrofe, ma è molto interessante anche cercare di capire come anche convivere con il trauma, cioè con il proprio trauma all'interno della catastrofe. Cioè, la catastrofe comunque avviene e ovviamente le ripercussioni sul soggetto che in qualche modo da una parte cerca di affrontare la situazione generale, no?
però dall'altra parte cerca di affrontare in qualche modo anche il proprio trauma, sostanzialmente. Cioè un trauma che è scaturito generalmente dalla catastrofe in questo caso. Diciamo che noi siamo una generazione che generalmente questa è stata la prima grande catastrofe, quindi il primo grande stato d'emergenza che abbiamo mai affrontato effettivamente, no? Almeno noi, in senso occidentali, noi italiani. Quindi sostanzialmente c'è una certa di... bisognerebbe capire anche come effettivamente trovare, diciamo, una quadra tra quello che si deve fare, si deve come convivere, diciamo, con il mondo esterno, quindi con tutto ciò che ha a che fare con le relazioni esterne, ma anche capire come effettivamente vivere, diciamo, anche, come dire, un po' con noi stessi sostanzialmente, no? Cercare di capire come affrontare i propri traumi, proprio l'essere contro, diciamo, a un'emergenza sostanzialmente. Sì, secondo me, guarda, su questa cosa che ha detto Luca è una grande cosa, sinceramente, perché io credo che, su due punti voglio dire una cosa, innanzitutto su questa, che comunque noi dovremmo innanzitutto, già da adesso, e dovremmo, secondo me, comunque chiarire un po', cioè mostrare un po' le cicatrici di questo Covid, capito? Nel senso di comunque ammettere che, nonostante ci siano persone sicuramente più colpite altro, il lockdown, come sappiamo tutti, poi non è per la storia del Covid, però in generale, no? Come anche magari altri eventi, purtroppo, per fortuna in realtà, noi in Italia ne abbiamo vissuti pochi anche da lontano, perché alla fine l'11 settembre eravamo vivi, ma chiaramente nella schermo televisivo ha un altro effetto che dietro casa. E quindi credo che sì, innanzitutto ci sia una missione, cioè si potrebbe essere utile, necessaria, una missione di debolezza, di appunto di inizio di processo di cura del trauma, perché alla fine la negazione complottistica è chiaramente negazione anche freudiana, no? Nel senso, in qualche modo, nel processo del lutto, la sede del processo del lutto, che non è che non molti in realtà, io dico, sia il complottismo non è solo sul mainstream, ma in realtà si infila per rivoli, capito, anche in altre cose e in piccole frasi che vengono dette. Vabbè, l'abbiamo visto anche nel mondo accademico in un certo senso, adesso sì, esatto. Non accenno ad autori particolari, però sappiamo di chi sta parlando. Esatto, sappiamo tutti. L'autore comunque, di un saggio copia di un saggio di Benjamin, e quindi fermo. E questo sì, certo, capito, ammettere già, no, le nostre ferite. Poi anche dall'altra parte, credo anche la questione della temporalità, che secondo me infatti in quello che avete scritto è molto fatta bene, perché è molto importante, capito? Perché veramente il fatto di accettare altre temporalità, sia nella dimensione quotidiana, fenomenica, diciamo, per parlare filosofici, del quotidiano, ma in generale direi comunque nella dimensione di dire che questa cosa non... Scusate, questa cosa non finirà, nel senso, non solo non finirà il lockdown, ma non è per portare sfortuna o altro, ma nel senso, non finiscono gli eventi, cioè, hanno termine in qualche modo, ma le conseguenze rimangono, quindi iniziare anche a vivere con quelle, no? A vivere con la consapevolezza, se vogliamo, che comunque non c'è un modo di tornare indietro, se non, come diceva, no, poi altri filosofi, passarci attraverso alla fine, e questa è la cosa, passarci attraverso porta dei traumi, per cui alla fine sono anche, secondo me, discorsi collegati. Quindi passarci attraverso e guarire i traumi, questo è già una cosa. Ovviamente non credo ci si debba fermare lì, però. Sì, sì, sono d'accordo che la questione del trauma, che ricopre anche una questione individuale, ma non solo, perché il trauma è un trauma in questo caso collettivo, no? In un certo senso, e quindi la cura del trauma non può passare attraverso un processo come quello psicanalitico classico del soggetto singolo di fronte allo psicologo, ma è una questione che riguarda tutti, in un certo senso, e quindi deve essere una questione anche presa dal punto di vista sociale. E sono d'accordo che comunque la soggettività debba fare i conti col fatto che i traumi non... cioè che gli eventi storici negativi non finiscono, hanno una durata, e questa durata cioè poi ritorna nella memoria, no? Qua il concetto di memoria forse è stato toccato fin troppo poco nel nostro saggio, però è importante. Cioè, se c'è una durata, c'è anche una memoria, no? Qua, per riprendere il grande Bergson. Però è questo, no? Dal punto di vista metafisico, ma anche dal punto di vista psicologico, è così. Riprendo solo un secondo i commenti, velocemente. Il concetto di fine del stesso...
il concetto di fine stesso è soggettivo. Lynch, ad esempio, lega la nascita dei test atomici. L'umanità non ha coniato un concetto comune di fine che unisce tutti. Forse solo il Covid lo farà. Se il virus inizieremo a tradurlo come selezione naturale, allora sarà visto come apocalisse. Ma non sono d'accordo né che ci sia necessità di un concetto unitario in questo senso, né che il virus come selezione naturale, cioè per quanto sia una soluzione che alcune persone discutibili hanno proposto, non penso che sia la soluzione da proporre. No, cioè tradurre in questo modo il virus non ha tanto senso, se non si finisce come certi personaggi pubblici che ben conosciamo e che poi hanno finito per o prendersi il Covid loro personalmente o comunque non far fare delle belle fini a determinati mondi, diciamo, in un certo senso. Quindi questo ci auguriamo di no, comunque. Beh, diciamo che uno se n'è andato dalla Casa Bianca. Esatto, uno è uno abbastanza conosciuto. Scusate, ma... No, su questa cosa di Lynch, se posso dire una cosa, poi lascerei anche la parola al maestro del cinema, che Lynch appunto dice questa cosa, ma in realtà, se vogliamo fare un collegamento interdisciplinare, anche Gunther Anders, che piacerà a qualcuno dei nostri ascoltatori, diceva la fine del mondo iniziata con l'assenza di futuro, l'assenza di futuro è iniziata con Hiroshima e Nagasaki, sì, è già iniziata nel senso dopo la bomba atomica, quindi sicuramente quello. E poi, e anche se dico, mi collego sempre al vostro testo, voi dite il doomsday clock, quello che hanno messo a New York per la fine clip, per diciamo l'estinzione dovuta alla catastrofe climatica, che ricorda poi l'orologio dell'apocalisse della guerra atomica, cioè della guerra fredda, che appunto inizia a scorrere da quando c'è la bomba atomica in due paesi o in tre paesi, quando sono. Però è chiaro che quello è sicuramente un bel inizio della fine, se si può cercare un punto e essere un po' più lineari. Comunque non so se Luca voleva dire qualcosa su Davide Lynch nazionale. No, ma in realtà Lynch nei confronti dell'atomica purtroppo non ho molto... Sinceramente non so tantissimo su questa cosa. Diciamo che parlare di Lynch e di fine del mondo è come darsi una martellata in testa, perché già solamente parlare di Lynch in qualsiasi modo possibile ci vorrebbe almeno 5 live a parte e 5 saggi abbastanza. Diciamo che da questo punto di vista sinceramente non so bene da che parte iniziare, però... come dire, se si vuole restare sempre su campo cinema, in questo caso diciamo che un'altra cosa molto interessante è, come diceva appunto Alessandro, anche le differenze temporalità, no? Che ci sono differenze durate, no? E un'altra cosa interessante è come il concetto appunto di durata, ma in generale anche proprio il concetto di mondo, no? Che è un elemento che abbiamo provato a riassumere, ovviamente anche qui stringendo tantissimo nel saggio, però come dire, anche il concetto di percezione di un mondo esterno comunque, o di qualcosa al di fuori del nostro mondo, no? Che in qualche caso collide spesso anche con una, cioè la propria catastrofe in qualche modo spesso oscura anche ciò che c'è al di là sostanzialmente, no? Ciò che la nostra percezione di vedere un altro mondo in cui magari la loro posizione è praticamente la nostra. Ed è interessante qui, per esempio, il concetto di isola, che qua è palesemente un pretesto per ricollegarci a Lost, però il concetto comunque è questo, no, sostanzialmente. Prima abbiamo parlato di frontiera come linea sempre mobile che a un certo punto arriva all'oceano, però quando arriva all'oceano l'unica cosa che rimangono sono appunto le isole, no? Sostanzialmente. E qua, come dire, per citare il buon vecchio Deleuze, l'isola sostanzialmente, come dire, non è mai deserta, no? Cioè, l'isola non è mai un posto deserto, ma si rende deserta perché crea, diciamo, un deserto attorno ad essa, che è l'oceano sostanzialmente, no? E quindi questo è molto interessante notare come effettivamente... l'isola rappresenti un po', diciamo, una specie di come dire, di una sorta di metafora, se così si può dire, diciamo, passandomi il termine, di un piccolo nuovo Eden, no, sostanzialmente.
Ed secondo me questa è anche una dimensione che ha sicuramente interessato i produttori, gli scrittori di Lost, nel creare questo superare, diciamo, un trauma, questo rappresentare un trauma di una catastrofe all'interno di un mondo che in qualche modo si isola, cioè all'interno di un ambiente che crea un deserto attorno ad esso e che non fa vedere il mondo esterno, anzi quasi non esiste, diciamo, no? Cioè l'isola, il Lost in questo caso rappresenta un vero e proprio punto, un vero e proprio perno attorno al quale ruota il nulla sostanzialmente, no? Cioè Desmond in una delle puntate dirà proprio qua, al di fuori non c'è niente, cioè adesso esiste solo questo, ma al di fuori voi non potete andare da nessuna parte sostanzialmente. Anche la stessa isola comunque si contrappone a questo mondo, addirittura si sposta nel tempo, cerca sempre in qualche modo di evitare una stabilità in questo caso, proprio per offuscare anche la in qualche modo la visione di un mondo esterno. Tra l'altro aggiungo solo che infatti quando loro tornano indietro, poi, cioè quando loro tornano alla normalità, poi tornano sull'isola. Esattamente, che poi tra l'altro anche qui affronta benissimo anche uno dei caratteri, cioè Lost non ci si aspetta, ma affronta il carattere della schizofrenia in maniera interessantissima, se si pensa al caso di Hurley, no? Che vede il suo amico immaginario, ma allo stesso tempo, cioè, quell'aspetto lì è strainteressante, non solo perché uno degli aspetti caratteristici del personaggio di Hurley, ma perché in qualche modo riassume anche indirettamente la percezione degli altri personaggi, che anche se non hanno la condizione di schizofrenica in questo caso, in qualche modo lo sono lo stesso, cioè in qualche modo anche loro la pensano come Hurley, però non lo sanno, e questo è forse ancora più, come dire, è peggio, o almeno è più grave per certi aspetti. Verissimo, dico solo una cosa, sì, che infatti con l'isola è la metafora di sopravvivenza e di restart, che appunto quelli personaggi di Lost ricominciano tutta la loro vita, e se vogliamo la schizofrenia, come hai detto tu, sta cosa bella, è la schizofrenia rispetto ai loro vecchi sé, quasi a confermare che non c'è proprio comunicabilità, no? Poi alcuni ritrovano pezzi di loro stessi nell'isola, Jack il padre, senza raccontare tutto Lost, però no, appunto quasi come se ci fosse così un mare, non solo letterale ma anche metaforico, tra il mondo prima e il mondo dopo, la catastrofe alla fine, perché di quello si parla. E tu sei addirittura, cioè, rifiuti il tuo vecchio te stesso. Vai, no, ma tranquillo. Sì, io soprattutto mi volevo riferire anche alla questione dell'isola non è mai desertica, anche per introdurre un punto che secondo me è fondamentale, cioè la questione che prima ho accennato di politica interspecie, in qualche modo, se vogliamo, no? Come possibile soluzione alla costruzione di una sorta di soggetto anti-antropocentrico, in un certo modo. L'isola non è mai deserta, anche perché l'isola è vita organica, no? In un certo modo, e questo dobbiamo tenerne conto. La visione dell'isola come desertica perché il mare intorno a sé è anche un po' quello che porta il discorso globalizzante a vedere il mondo come un mare in cui è possibile tracciare rotte infinite, in un certo senso, e questo è un problema. Abbiamo notato che è un problema, perché la visione globalizzante che vede il mondo in questo senso ha fallito, no? In un certo senso. E questo fallimento sia poi riconosciuto o meno, non voglio fare nomi di personaggi, però sappiamo che non è necessariamente riconosciuto come fallimento, però una visione di un mondo deserto in cui instillare i propri mondi è fallito, in un certo modo, no? Se ci troviamo su un'isola, anche perché poi ci sono gli abitanti sull'isola e Lost, tra l'altro. Quindi questa è una cosa, secondo me, da tenere in conto, no? E quindi l'isola non è mai deserta anche in questo senso, nel senso che dobbiamo prendere in considerazione il fatto che quando ci muoviamo in un mondo, in realtà ci stiamo muovendo non in un mondo piatto, in una sorta di spazio unidirezionale in cui il soggetto si potrebbe muovere liberamente, ma in un mondo che è composto da numerosi soggetti, siano questi umani o non umani. Vai pure. Sì, sì, che spesso è il mondo degli altri, non volevo solo dire quello, che pensiamo di camminare in un mondo piatto, poi magari camminiamo sul mondo degli altri. Se vogliamo, l'isola non è mai stata deserta, perché nel senso, se l'isola deserta era l'America per eccellenza, poi lo sapevano anche loro, semplicemente poi si è dimenticato, e ora speriamo ci sia magari più consapevolezza, come ho detto anche all'inizio, no? Grazie all'antropologia e anche a molte altre discipline, però, no? Di come non fosse deserta neanche quell'isola lì. Sì, sì, cioè, se ci muoviamo in un mondo
cioè in qualunque mondo ci si muove tra soggetti. Non è possibile immaginare un mondo in cui siamo soli, no? Al massimo possiamo immaginare il contrario, possiamo immaginare un mondo senza di noi, ma questo mondo senza di noi sarà comunque popolato in qualche modo, siano a sopravvivere gli insetti, siano a sopravvivere gli esseri umani, ci sarà sempre un popolo, una popolazione, e questa popolazione intercorrerà con l'ambiente che lo circonda delle relazioni che sono delle relazioni politiche, no? Di gestione delle risorse, ma anche di gestione di questo soggetto che è, come Bruno Latour giustamente fa intendere, un soggetto territoriale, no? Cioè anche Gaia è un soggetto. Questo secondo me è importante da tenere in conto, no? E un po', se vogliamo, ricorda anche un po' la visione schizofrenica di altri personaggi schizofrenici presi in considerazione, ad esempio, da Deleuze, no? Il mondo macchinico è un mondo che non è piatto, no? In un certo modo. Cioè, se c'è c'è il corpo senza organi, ma questo corpo senza organi è continuamente tormentato dalle macchine, per citare letteralmente. Quindi noi non possiamo che muoverci in questo mondo estremamente popolato, fin troppo, se vogliamo, addirittura, no? Per riprendere le parole di un altro antropologo molto importante, Levi Strauss, il mondo è troppo pieno, non è mai vuoto, e questo è fondamentale. Cioè potrà essere troppo pieno, ma non potrà mai essere troppo vuoto. Sì, no, volevo solo ricollegarmi un po' in ritardo con appunto il concetto di, secondo me, con un concetto molto interessante che è quello di comunità, no, sostanzialmente. Noi siamo viviamo appunto, come dicevi tu, in un mondo che è comunque popolato, no? Cioè noi non possiamo vivere se non in relazione con altri soggetti. Quindi da questo punto di vista è interessante anche la nozione di comunità, sostanzialmente. Cioè, prima facciamo riferimento all'host, no? E a come generalmente dopo una catastrofe, almeno nell'immaginario americano o occidentale, c'è questa sorta di ricerca della fondazione di una nuova comunità, no? Dopo la grande apocalisse ci sarà sempre quell'uno che in qualche modo permette di rifondare una propria civiltà, no? Comunque una nuova civiltà. Ed è questo è molto interessante, perché questo non, cioè, è interessante vedere come questo non succede in Lost. Cioè, se noi prendiamo altri documenti, anche solo la Bibbia, anche solo la Bibbia, veramente, cioè anche solamente, no, la veramente Bibbia. Il diluvio universale, che cos'è se non una catastrofe in cui uno rifonda la civiltà? Esattamente, cioè è sempre la stessa storia alla fine. Però diciamo che è interessante notare come in questo caso, appunto, almeno se noi pensiamo ad altri prodotti, no? Uno che mi viene in mente, diciamo, che hanno praticamente tutti visto, che Io sono leggenda del 2007-2008, non mi ricordo bene, con Will Smith, no? Cioè, diciamo che quello è cioè il finale più cristiano che esista, no? Cioè, lui permette, cioè salva l'umanità sostanzialmente. L'ultima sequenza è la donna, il bambino che entrano nel paesino, la carrellata all'indietro con la chiesa che rintocca le campane. Come dire, questa è la fondazione di questa nuova civiltà. Diciamo che, come ha ammesso lo stesso uno degli scrittori di Lost, ha proprio detto che noi qua non vogliamo rappresentare la fondazione di una civiltà. Noi, infatti, se voi vedete, voi non vedrete mai il modo in cui i superstiti eleggono il nuovo leader, i voti o qualsiasi cosa. Non vedete una struttura, cioè una struttura di questo genere. Come giustamente dice uno degli scrittori di Lost, esiste una comunità senza società, no? Cioè ogni individuo collabora insieme per un certo obiettivo, cioè non c'è una struttura, non è strutturata in questo caso. È proprio questa non strutturazione che in qualche modo, se ci si ricollega con la catastrofe in questo caso, che lì coincide con lo schianto aereo, ma coincide anche con lo schianto degli aerei nella realtà, quindi alle Twin Towers, si vede come questa mancata gerarchia, questa mancata struttura permette ai personaggi di rimettere in discussione certi valori, no? Che quelli che abbiamo accennato nel saggio, ovvero questa comunità in cui l'essenza, diciamo, propria dei personaggi si mostra, rimette in discussione dei valori fondamentali. Per quello che Lost, secondo me, è una delle serie che meglio, almeno nel postmoderno, meglio rappresenta la rimessa in discussione di certi valori cardine del mondo occidentale. Il valore dell'eroe, qual è l'eroe vero? Cioè è Jack, razionale, il classico eroe
sai, West, cioè il classico eroe del West, no? Con l'uomo individualista puro, eccetera, eccetera, oppure Locke, l'eroe un po' più mistico, in contatto con la natura, che conosce cose che gli altri non sanno. Ci sono, oppure Sawyer, per esempio, no? Che in qualche modo è un villain particolare, ma che non è, sarà, cioè lì il limite comunque tra bene e male è ambiguo, c'è sempre comunque una rimessa in discussione di questi codici, no? E quindi poi è interessante vedere come questa dimensione di rinascita, di nuova nascita dopo una catastrofe, ha comunque luogo, no? Anche Deleuze diceva che non è che esiste un'origine dopo una catastrofe, ma è il contrario, cioè deve accadere una catastrofe dopo l'origine perché rinasca, perché si rinasca di nuovo in questo modo, no? E questo è, secondo me è perfetto. C'è una frase che mi sono portata di un poeta, Selan, mi sembra si chiami, che dice appunto: Die Welt ist fort, ich muss dich tragen, no? Cioè il mondo è scomparso, io devo portarti in qualche modo, no? Che racchiude, diciamo, una dicotomia, quindi anche una contraddizione di parole, no? Cioè il mondo è sparito, in questo caso il mondo se n'è andato, e allo stesso tempo comunque io devo portare, ma tragen in tedesco vuol dire solamente portare il lutto, ma vuol dire anche portare in grembo, no? In questo modo, cioè una nascita, quindi il mondo non c'è più perché è scomparso, però io in qualche modo ho bisogno, cioè in qualche modo io devo portare, ich muss dich tragen, cioè io devo portare un qualcosa di nuovo, no? E quindi una seconda origine è essenziale dopo una catastrofe. Quindi in ogni caso, diciamo, dopo una catastrofe, dopo la prima origine ci deve essere comunque una seconda rinascita, in questo caso. Secondo me Lost è perfetta nel rappresentarlo. Sono molto d'accordo con quello che dici. Staccandoci ora un pochino, anche perché siamo un'ora di live, quindi staccandoci anche un pochino dalla questione cinematografica, voi, soprattutto Longo con reincantamento, che mi sembra che comunque già il termine reincantamento vorrà significare, no, qualcosa nei confronti di una creazione, di un mondo, no, in un certo senso. E quindi quale pensi che sia, in qualche modo, se vogliamo, non la soluzione, ma un percorso possibile in questo senso? Domanda molto difficile, se posso dirlo. E sicuramente l'idea di reincantamento ha un rapporto col mondo, anche perché si riferisce al mondo, se vogliamo. Quindi io penso che, come stavamo dicendo anche prima, in realtà, secondo me erano cose abbastanza affini a quelle che già io magari avevo detto, cioè ho pensato, che significa, cioè sia una cosa soggettiva, sicuramente c'è nella catastrofe, c'è un grosso peso, no? Che poi ognuno di noi porta, e che quindi in qualche modo vada fatto un lavoro su quello. Un lavoro al fine anche di poter percepire, secondo me, il mondo in maniera diversa. E a quel punto, che non significa fare, nel senso, vedere il bicchiere mezzo pieno, fare gli ottimisti, però è realizzare che alcune cose, magari, come anche, cioè, prima avendo del Covid, alla fine, ed è sicuramente un esempio che, vabbè, magari ora con quello che sto per dire non c'entra molto, però in realtà, secondo me, ci sta a dire che comunque anche noi abbiamo visto altre cose, no? Del mondo, tramite quello. Cioè, ci sono state più riaperture, eccetera. Cioè, sotto certi aspetti, per usare questo termine che a me piace, su certi aspetti gli aree incantati, in qualche modo. Abbiamo riscoperto, ma però non è una riscoperta nostalgica, è una cosa che veramente diventa a questo punto vitale, perché si sta anche non solo nell'apprezzare, ma poi nel dirigersi verso poi queste cose che effettivamente capisci ti fanno stare bene, fra virgolette, o comunque possono far bene a livello collettivo, a livello sociale, no? E quindi magari indirizzarsi più su quelle che possono essere poi soluzioni pratiche o meno. E questo, secondo me, e poi ovviamente passo la parola, si lega anche a quello che stava dicendo Luca prima, che è la cosa del dopo, no? Cioè del rifondare, che secondo me questo, allontanandoci appunto dal cinema, viene molto, viene in realtà esposto bene anche nei videogiochi, sinceramente, che secondo me magari a volte è sottovalutato, ma in giochi come Fallout, in cui c'è una guerra atomica, o in The Last of Us 2 soprattutto, in cui c'è un apocalisse zombie, o ancora in Death Stranding, ancora di più, cito non a caso, c'è stato un grande evento, che non stiamo qua a spiegare, e in tutti questi giochi c'è chi vuole
rifondare la società. Addirittura in Death Stranding vogliono fare le UCA, no? Le Città Unite d'America, perché per motivi vari non ci sono più, ci sono solo le città. Ecco, e quindi ho in call out, così. E quindi secondo me in realtà forse una soluzione è non rifondare il passato, questo sicuramente lo posso dire. E questo lo dico anche per specificare una cosa che a me preme dire, che l'idea di reincantamento, poi vabbè, ora magari non è devo stare qua a spiegarla, ma in generale non ha un senso nostalgico, che non significa incantare il mondo come era prima, ma significa trovare nuovi significati nel mondo anche devastato e apocalizzato. E secondo me questi coincidono forse in una comunità senza, come ha detto lui prima, senza società, in qualche modo, no? Poi questo è uno spunto, però appunto sicuramente non è rifondare il vecchio, e nel lavorare sulle nostre ferite. Questo magari così mi viene in mente. Sì, sì, qua infatti io volevo poi arrivare alla fine a Benjamin, perché in qualche modo io torno sempre a questi due autori che sono Deleuze e Benjamin nella mia vita. E la questione di Benjamin, secondo me, è fondamentale, che potremmo prendere in considerazione in tutto questo discorso, è la questione del non essere reazionari, no? Cioè Benjamin, quando parla di distruzione dell'aura, è molto importante. Lui si riferisce alla fine di un mondo, che è la fine di un mondo artistico, no? Nel saggio sull'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica c'è una fine del mondo. È la fine del mondo dell'aura, dell'arte, diciamo, del barocco tedesco, in qualche modo, se vogliamo, dell'artista come genio, no? Tutto quel mondo è finito, quello di cui parla Hegel è finito, no? Anche la dimensione culturale era finita e poi si era ritrovata nel culto dell'artista. La questione importante, secondo me, è seguire Benjamin in qualche modo per quanto riguarda questo percorso, cioè non tornare, non cercare di restaurare un'aura come per lui fanno i futuristi, ad esempio, no? I futuristi per Benjamin non fanno nient'altro che restaurare l'aura, solo che l'aura appartiene alla tecnica, no? Quindi l'ente distruttivo in qualche modo diventa poi quello che rifonda l'aura che distrugge, no? Cioè l'aura della tecnica nel futurismo, che questa tecnica esteticizzata, eccetera. Per me la questione, e qua riprendo proprio letteralmente Benjamin, è politicizzare, no? E quindi Benjamin dice giustamente: il cinema è vero, e la fotografia è vero, che distruggono l'aura, distruggono l'autorevolità, è finito il mondo dell'artista genio. Però questo permette una politicizzazione che non è reazionaria. Cioè non è che dobbiamo tornare nei campi, no? Per ricollegarci al nostro discorso sulla fine del mondo. Non è che dobbiamo tornare a essere piccole comunità contadine, eccetera, eccetera. Questo è importante sicuramente. Però è importante intraprendere un certo discorso che sia politicizzante, secondo me, nei confronti di questi temi, no? Quindi la fine del mondo come possibilità di una nuova politica che non sia più la politica economica che conosciamo noi ora, ma sia una politica soggettiva, non reazionaria però, no? Non dobbiamo tornare a essere ateniesi in un qualche modo, sarebbe sbagliato tutto questo, però sicuramente apre nuovi orizzonti, quindi per me questo era importante da tenere conto, perché notavo un parallelismo tra la fine di un mondo che è quello di un mondo artistico e la fine di un mondo che è il mondo come lo conosciamo noi ora. Secondo me Benjamin qui offre una soluzione che noi potremmo prendere in considerazione. Ovviamente poi bisognerebbe prenderla in considerazione pulendola, tra virgolette, da tutti quei paradigmi antropocentrici che Benjamin purtroppo un po' ha, inevitabilmente, no? Però che vengono superati tranquillamente da autrici che ho citato prima, come Haraway, in cui la politica è una politica che non riguarda l'uomo, no? È una politica collettiva, ma dove la collettività è l'insieme degli organismi. Quindi per me questo era una possibile soluzione che io proverei ad abbozzare, è questa politicizzazione. Sì, sì, d'accordissimo, per legarmi a quello che hai detto tu, Emma, effettivamente c'è, per quanto riguarda la politicizzazione e per ricollegarci anche al concetto di trauma, secondo me anche ciò che Fischer appunto dice è essenziale, cioè anche quello di politicizzare anche il trauma, no? Di politicizzare anche, in questo caso, forse una dei disturbi che più frequentemente adesso
spopolano tra noi, comunque anche tra giovani adulti, che è la depressione, per esempio, no? Cioè ripoliticizzare anche un trauma come la depressione, come in questi casi appunto può portare, diciamo, a, si spera, dei risultati in questo caso, e non attribuire semplicemente, che ne so, il concetto di depressione come puramente un fattore di serotonina, ma proprio come un fattore politico, no? Cioè iscritto comunque all'interno di un sistema che spinge alla depressione, che spinge comunque a portare il soggetto a un trauma in questo caso, e poi appesantito ovviamente anche dalle condizioni esterne che sicuramente non aiutano. Sì, ci sta, esatto. Infatti, ovviamente, nel discorso di prima dell'analisi post, di farsi l'analisi, diciamo, fare un'analisi intensiva, un'analisi collettiva, infatti anche più prima ha detto Mendon, quando lo psicanalista classico, sicuramente, cioè, io personalmente non credo basti quello, per quanto abbia un assoluto efficacia in alcuni casi. E quindi, sì, esatto, secondo me, come quello che hai detto, frate, cioè, è una cosa, mi è scappato, è una cosa molto corretta, e soprattutto in linea con, anche con il discorso del rincantamento, che poi faccio, ho portato avanti un po' in sti mesi, perché secondo me il discorso dell'aura è proprio quello che poi, no, magari un rincantamento vuole riattuare, ma è un'aura nuova, e questa è anche l'idea, no, appunto, di non restaurare, no? Che per esempio in, ora, va bene, non mi è parlato molto, però comunque in un'ottica alla fine di catastrofe climatica, è ovvio che questa aura, questo reincantamento dovrebbe abbracciare anche le altre creature viventi. Cioè, a quel punto, no, si vede quello che diceva anche Haraway, no? Fare parentele significa avere rapporti forti anche con altre creature. O comunque, magari ci sono molte persone che le hanno già, perché poi, non so, ci sono, può essere qualcuno collegato che non ha ben presente magari questa autrice, però in generale avere un rapporto di apprezzare, secondo me, anche il rapporto che si ha, per rifletterci sopra, che non è soltanto avere puramente o un animale domestico o sapere che esistono gli animali, che dipendiamo da loro, ma è includerli nei nostri, forse nella nostra progettualità. E quindi quello credo sia, no? Alla fine, come hai detto tu giustamente, un'aura che non va restaurata, ma che va ritrovata, cioè trovata nuova e estesa alla fine. Estesa, inclusa, tanto altro. Sì, infatti, per tornare al discorso di prima, tu dicevi giustamente gli animali che vanno inclusi nel discorso di progettazione. Inclusi nel discorso di progettazione vuol dire trattarli come enti politici, no? In qualche modo per me. Cioè, trattarli come se fossero dei soggetti effettivamente partecipanti a questa comunità, diciamo, delle familiarità, eccetera, eccetera, dei giochi della matassa, per riprendere proprio direttamente l'autrice che stavamo citando adesso, vuol dire anche costruire dei giochi di scambi interspecifici in cui si tenga in considerazione politicamente di soggetti politici come possono essere gli animali, come possono essere la natura, eccetera, eccetera. La natura però non in questo senso, diciamo, romantico, no? Della natura incontaminata, che quella roba lì ce la possiamo tranquillamente lasciare alle spalle. Per me sarebbe una restaurazione dell'aura un po' senza senso, se vogliamo, ma una natura nel senso proprio di soggetto, una natura che non sia questa terra incontaminata, tra l'altro super figlia del colonialismo, ma una natura effettiva, no? Una natura che sia uno scambio continuo tra soggetti, in un certo senso. Direi assolutamente esatto, quello che accennavo anch'io era proprio questo. Quindi secondo me, se forse alla fine ci siamo riusciti un po' ad abbozzare una possibile soluzione. Poi bisognerebbe anche pensare sempre alle pragmatiche, alle pratiche. Vabbè, certo, certo. Quello è il lavoro più complesso in realtà, è molto facile tracciare le cose sulla carta bianca, poi però... Fare scorte di munizioni e cibo, capito? Farsi le capanne come il Lost e Melancolia. Esatto. Comunque io chiuderei qui perché siamo un'ora e un quarto di live. Se chiederei solo velocemente se qualcuno ha delle domande nei commenti, velocemente, se no poi chiudiamo e basta. Comunque la live rimarrà, credo, su YouTube, quindi se qualcuno se lo vuole recuperare successivamente può. Se non ci sono domande, chiudiamo così. Questa scena è sempre triste, no? Che c'è anche nelle lezioni all'università, qualcuno già ha delle domande, silenzio, passa la palla di fieno in mezzo all'aula. Sempre... Bisogna un po' elaborare tutta questa apocalisse, direi. Esatto, sicuramente c'è tanto da elaborare.
Va bene, grazie. Va bene. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te, Ale. Saluti a tutti. Saluto. Ciao, grazie. Ciao.